tutti e benvenuti ad un nuovo Caro YouTube mi fa impazzire, la rubrica dove parliamo ogni giovedì di argomenti intorno al mondo di YouTube. Oggi parliamo di un argomento molto gettonato, che è quello dei network. Argomento che poi riprenderemo nella live che seguirà stasera dalle 9 alle 11, di cui vi lascio il link nella descrizione. Diciamo che questa è un'introduzione per la live in cui vi racconto un po' cosa so dei network e cosa ne penso io. Innanzitutto parliamo di partnership. Un canale YouTube appena viene creato non è partner di default, ma bisogna fare la richiesta di partnership, che si può fare o direttamente a YouTube oppure attraverso un network. Prima c'erano molte più differenze tra un canale partner ed uno non partner. Per esempio, i canali partner potevano personalizzare la grafica del canale, ma adesso, da quando c'è la nuova grafica del canale One Channel, i canali partner, quelli non partner, sono assolutamente identici nella grafica. Inoltre, prima soltanto i canali partner potevano inserire le miniature personalizzate, mentre adesso tutti i canali possono inserirle, a patto che abbiano verificato tramite numero di cellulare il loro canale. Quindi diciamo che l'unica discriminante adesso tra un canale partner e non partner è quella di guadagnare con la pubblicità mostrata vicino ai nostri video. Questa cosa si chiama monetizzazione. Quando si parla di monetizzazione, quindi si parla di guadagnare attraverso la pubblicità che viene mostrata sui nostri video. Secondo me un canale dovrebbe diventare partner quando si accorge che sta riscuotendo un certo successo, quando ha trovato l'argomento del proprio canale ed ha un progetto ben preciso e comincia ad avere un bel numero di views e di iscritti. A questo punto vale la pena richiedere la partnership per avere un ritorno anche in denaro rispetto al tempo, le risorse, l'impegno che dedichiamo sulla piattaforma di YouTube. Secondo me una buona cifra per cominciare a guadagnare qualcosa di interessante è avere almeno 1000 visualizzazioni al giorno. Quindi secondo me, se ancora non si raggiungono certi risultati, piuttosto che chiedere la partnership, è importante impegnarsi a migliorare la qualità dei nostri video, cercare di fare contenuti sempre migliori, più coinvolgenti per il pubblico e migliorare ad esempio le anteprime dei video, che servono tantissimo per ricevere click nei risultati di ricerca. A questo punto, se il nostro canale sta avendo un bel successo e quindi vale la pena di richiedere la partnership, possiamo fare chiedendola direttamente a YouTube tramite l'apposito modulo che trovate nel vostro account, che io vi linko anche in descrizione. Riempiamo il modulo e poi dobbiamo aspettare anche fino a 2 settimane per avere la risposta da YouTube. Solo che YouTube è molto esigente e non accetta canali troppo piccoli, ma bisogna avere un bel numero di visualizzazioni e di iscritti. Con i network è più facile ottenere la partnership anche se si è un canale piccolo. Ma non è sicuramente questo l'unico vantaggio o l'unico motivo che potrebbe spingerci a chiedere la partnership con un network. Rispetto a YouTube, i network sono in grado di offrire più assistenza, quindi se abbiamo un problema tecnico sul nostro canale, il nostro account viene sospeso, ci sono state tolte delle visualizzazioni, abbiamo dei video in cui le views sono bloccate, magari attraverso il network possiamo ricevere una risposta o anche una soluzione a questi problemi, perché c'è un network e quindi una persona, un riferimento email che noi avremo, che fa da mediatore tra noi e YouTube. Invece, se abbiamo la partnership diretta con YouTube ed abbiamo un problema tecnico sul nostro canale, è veramente difficile riuscire a ottenere delle risposte da YouTube. Ci sono dei form di contatto che però non è che ricevono delle grandissime risposte, inoltre ci mettono tanto tempo per risponderti, mentre un network è obbligato a garantirti un'assistenza sui problemi che tu potresti riscontrare sul canale. Quindi nel momento in cui scegliete un network, secondo me la cosa fondamentale è vedere se questo network vi risponde velocemente all'email, si mostra disponibile, sembra affidabile, serio, e soprattutto cercare su internet informazioni su questo network, andandosi a vedere le discussioni già fatte da persone che già sono affiliate a questo network o sono state affiliate. E se trovate ad esempio dei canali che sono già affiliati a quel network, contattarli direttamente e chiedergli se la loro partnership con quel network è valida o meno. Quindi vi invito a non accettare alla leggera un invito di partnership con un network, ma a fare sempre prima delle ricerche su quel network.
Il primo motivo per cui affiliarsi a un network è quindi l'assistenza, ma ci potrebbero essere anche altre ragioni. Per esempio, ci sono network specifici per canali di gaming, che per esempio sono in grado di offrire delle particolari condizioni ai gamer, evitando loro dei problemi sul copyright, perché magari questi network hanno delle particolari condizioni con delle software house di gaming e quindi i canali che sono affiliati al loro network non hanno problemi di copyright che normalmente potrebbero avere gli altri. Però ci potrebbero essere anche dei network dedicati soprattutto agli artisti e musicisti, e quindi sono in grado anche lì di venire incontro alle esigenze relative al copyright di canali che fanno musica. O per esempio hanno il Content ID, cioè quel sistema di identificazione dei contenuti che permette a YouTube di riconoscere se un video presente in un canale è stato caricato anche in altri canali. Per esempio, se fate musica e non volete che le persone utilizzino la vostra musica e la caricano sui propri canali, un network potrebbe aiutarvi a entrare nel Content ID e quindi a fare in modo che con la vostra musica ci guadagnate soltanto voi. Insomma, ogni network ha una sua specificità. Ogni network è buono per delle cose e meno buono per altre. Bisogna informarsi e vedere quale network è più adatto al proprio canale. Per esempio, poi ci sono network che promettono della visibilità aggiuntiva. Ti dicono: se entrerai nel mio network, io ti farò avere più visualizzazioni perché ti mostrerò a tutti quanti quelli della community del network e quindi riuscirai ad essere più popolare. Allora, diffidatevi molto di questa promessa, perché purtroppo per essere popolare c'è bisogno di dei contenuti buoni, di qualità, quindi la cosa più importante è quella di fare dei buoni contenuti e di posizionarli dentro YouTube tramite i tag, tramite altre cose, mettere delle anteprime efficaci. Ecco, diciamo che io non mi rivolgerei ad un network con questa speranza, perché so che poi la gran parte della promozione la devo fare da sola. Però è anche vero che ci sono dei network che ti offrono un'assistenza per sviluppare il tuo canale YouTube, dandoti dei consigli, studiando insieme a te quali possono essere i migliori giorni per pubblicare i tuoi contenuti, oppure cosa modificare nei tuoi video per farli funzionare meglio. Questo, secondo me, è veramente l'apporto più importante che un network può dare, cioè aiutarti a sviluppare un tuo pubblico, anche perché le persone che lavorano nel network sono persone molto esperte in questo settore, che lavorano con tantissimi canali, quindi conoscono bene che cosa funziona e che cosa non funziona, e questo, secondo me, è la cosa più importante. Quindi, se siete veramente motivati e volete far crescere il vostro canale, nel momento in cui venite contattati da un network oppure contattate un network, chiedete se vi offriranno anche un supporto di questo tipo, un supporto per far crescere il canale con dei consigli. Quindi, fino adesso, rispetto alla partnership con YouTube, la partnership con un network, un buon network, può convenire soprattutto per tre motivi: assistenza su problemi tecnici, assistenza su problemi relativi al copyright, e poi supporto per sviluppare il canale, per la strategia del canale. Un'altra cosa da valutare quando si entra in un network è la questione dei guadagni. In cambio di tutti questi servizi che vengono offerti dal network, ovviamente il network deve guadagnare qualcosina. Di norma i network trattengono tra il 30 e il 40% dei vostri guadagni, ma potrebbero anche trattenere di meno, dipende da network, però più o meno sono il 30-40%. Significa che quando andrete a vedere nel rapporto di YouTube Analytics, rapporti sulle entrate, dovete calcolare che da quella cifra va tolta la percentuale che spetta al network, quindi sicuramente con un network guadagnate di meno rispetto alla partnership diretta con YouTube. Un'altra cosa da valutare molto bene quando vi affiliate ad un network sono i termini del contratto, cioè state attenti a quello che c'è scritto nel contratto. Per esempio, ci sono network che ti impediscono di rescindere il contratto prima di 2 anni, 3 anni. Poi guardate bene come fare per recedere, perché altrimenti il rinnovo viene fatto in automatico. La maggior parte dei network vi chiede di mandare una raccomandata o comunque una segnalazione della volontà di recedere almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, quindi queste cose le dovete sapere, perché magari se poi dopo un anno volete rompere la partnership vi trovate che ormai è tardi e dovete essere con il network ancora per un altro anno. Inoltre,
inoltre diffidate di quei network che vi dicono che dovete produrre dei video per loro, da mandare loro, che poi loro pubblicheranno sul loro canale. Se la procedura di questo network non vi sembra proprio affidabile, non la fate, perché potrebbe essere una truffa e magari loro vogliono guadagnare con i vostri contenuti. Insomma, queste sono tutte le cose da valutare quando vogliamo affidarci ad un network. Dobbiamo preoccuparci soprattutto dell'affidabilità di questo network, di quanto sia serio, di quanto poi mantenga le promesse e sia in grado di rispondere alle nostre email e offrire soluzioni ai nostri problemi, e soprattutto se paga veramente. Quindi anche informatevi dalle persone che già sono nel network se effettivamente ricevono i pagamenti. In generale il mio consiglio è di non cominciare una partnership con un network in maniera leggera, ma cercare di informarsi il più possibile finché non siamo veramente convinti, e cercare soprattutto un contatto diretto, una mail di una persona di quel network che ci risponda, perché se non hanno una persona che risponda alle vostre mail, che comunque si mette in contatto con voi, e allora ci saranno poche possibilità che in futuro possano garantirvi un'assistenza adeguata. Non sono scesa nel dettaglio dei singoli network, sia perché ogni network è diverso, così come è diverso ogni canale YouTube, e quindi non si può generalizzare. Non c'è un network che va bene per tutti, ma ci sono network che vanno più bene per alcune cose. Spero che continueremo stasera a parlare di network insieme nella live. Vi racconterò la mia esperienza con due network e altri partecipanti racconteranno la loro esperienza con i network, quindi cercheremo di fare un po' più luce sui vari network: Buzz My Videos, Megatube, DVMove, Social Blade, Maker, Fullscreen, eccetera eccetera, e raccontandoci un po' tutti quanti le nostre esperienze spero che riusciremo a fare un po' più di informazione completa sull'argomento dei network e a chiarire molti dei vostri dubbi. Ci vediamo lunedì con una nuova puntata del tutorial Ti Rispondo, e ovviamente stasera. Iscrivetevi alla live dal link in descrizione e ci vediamo alle 21 su YouTube. Ciao!